Sporting di Lisbona. Infine rispetta il tecnico avversario, cui comunque ha riservato una frecciatina. Intanto c'è un contropiede pericoloso da parte del Grasshoppers, e il tiro da lontano insidioso, perché il terreno è viscido, porta la firma di Pickel. Dopo un Mixler e Gamperle se la vede con Rizzitelli. Intanto c'è un altro tentativo proprio da parte di Rizzitelli, il tiro da parte di Carnevale ed è il gol del vantaggio giallorosso al 18° del primo tempo. Roma 1, Grasshoppers 0. Andrea Carnevale è il settimo gol in Coppa nella Roma per Carnevale. Vediamo che l'azione parte da Rizzitelli, poi la sfera giunge a Carnevale che di sinistro fredda Zuberbühler. 18° minuto, dunque rivediamo ancora il bel gesto tecnico da parte di Carnevale, palla nell'angolo, imprendibile per il su di luce, anche un fallo non rilevato dall'arbitro, l'invito di Grettersson ancora per Suter, il colpo di testa da parte di Kötzle e la parata di Cervone. Carboni velocissimo sulla sinistra, al centro aspettano Rizzitelli che sgomita con un avversario, Carnevale, e c'è l'intervento miracoloso da parte di Zuberbühler. 24° del primo tempo, inquadratura per Andrea Carnevale, scatenato puntualissimo sul cross di Carboni, aveva la possibilità di una doppietta. Carnevale in vettura splendida per Hessler che va sulla destra, inseguito da Grettersson in ritardo, il cross al centro per Rizzitelli e il gol del raddoppio, 2-0 per la Roma al 25°. Carnevale chiama, Rizzitelli risponde, a bersaglio le due punte della Roma, veramente ghiotto l'assist di Thomas Hessler, sempre in forma, altrettanto puntuale l'intervento di Rizzitelli che raddoppia al 24° per la Roma. Roma 2, Grasshoppers 0. Vediamo ancora l'intervento in anticipo su del calcio di punizione che cade al 30° del primo tempo, un'altra deviazione da parte questa volta di Elber, palla a lato di poco, ringrazia il compagno per l'opportunità che gli ha dato, rivediamo lo stacco di Elber e palla non troppo lontano dal palo di Sibona, squadra portoghese, squadra di Bennacker. Intanto c'è sul tiro di Kötzle una parata di Cervone, tiro da lontano di Kötzle, altra risposta vincente da parte di Cervone che richiama i suoi da parte di Bickel, ne approfitta Garzia, Rizzitelli ancora per Garzia, anticipato da Grettersson e poi la palla sta per finire in rete, ma c'è probabilmente un fallo di mano da parte di Carnevale, per doppia ammonizione viene espulso Carnevale. Rivediamo l'azione, Carnevale era già stato ammonito in precedenza, primo cartellino giallo per lui, ora un fallo di mano volontario, il che comporta secondo il regolamento un secondo cartellino giallo, quindi espulsione per Carnevale. Attenzione, rivediamo, eh sì, il fallo di mano, ora Mihajlovic vince il duello contro Meyer che però a questo punto deve essere ammonito, vediamo se sarà sufficientemente severo l'arbitro, puntuale cartellino giallo per Meyer per questo fallo su Mihajlovic. Lo stacco perentorio di Aldair e il tiro di Bickel che termina non lontano dai pali della porta difesa da Cervone. Tiro di Bickel al 39°, un sinistro rasoterra. Si propone ancora Hessler che va via Grettersson, una serie di finte del giocatore tedesco, splendido lavoro di Hessler, Giannini in sinistro, gol! 3-0 in favore della Roma,
Dunque non soltanto la squadra di Boskov riesce a contenere l'avversario in condizioni di inferiorità numerica, ma riesce ad arrotondare il bottino esattamente al 41esimo con Giuseppe Giannini, che festeggia così la 30esima presenza in Coppa con la maglia giallorossa, con un gol importantissimo. E a proposito di Giannini e di gol, l'anno in cui è riuscito a siglare il maggior numero di reti è stato l'87-88, 11 centri per Giuseppe Giannini, veramente rinato in questa stagione. È l'opera di questa ricostruzione, disposizioni da parte di Boskov. Mihajlovic, il suo sinistro, insidiosissimo, la parata di Zuberbühler all'undicesimo minuto. Sinisa Mihajlovic, in uno dei pezzi pregiati del suo repertorio, il calcio da fermo, un sinistro velenoso che ha costretto Zuberbühler, dando in particolare Lombardo. E da qualche minuto preme il Grasshoppers, che va ancora al tiro con Bickel. E fortunatamente il numero 10 del Grasshoppers non ha ancora centrato la mira questa sera, è la sua terza conclusione. Però è un campanello d'allarme, perché da colpo di tacco non ci riesce, la rimessa per i giallorossi, Rizzitelli ha la possibilità di tirare, lo fa, la palla sibila a lato, probabilmente c'era stata anche una deviazione di un difensore, quadratura per Rizzitelli, rivediamo, sulla palla Vega, potrebbe aver toccato Sacchi, ha creato un po' la febbre di calcio in Svizzera. Attenzione, c'è ancora un brivido portato, se non sbaglio, da Lombardo con un colpo di testa che finisce fuori. No, era Magnin. Rivediamo anche questa azione. Troppo libero Magnin, che va lodata soprattutto per il generosissimo secondo tempo disputato. È la fine della partita andata del secondo turno di Coppa UEFA. Roma batte Grasshoppers 3-0. Le reti di